L'avvento della seconda metà del 1400 portò a numerosi e radicali cambiamenti nella politica estera amburghese, con una visione di coesistenza con i vicini tedeschi, promossa dal sindaco Reinhard Wilter. Sebbene le armate cittadine non marciavano più sui territori esteri, un altro tipo di guerra la impegnava a est, quella economica. Il Ducato di Pomerania, interessato a mantenere il monopolio e il dominio commerciale baltico, iniziò a pianificare un'estromissione dei traffici amburghesi dalle rotte del mare interno, di fatto impegnando il governo cittadino a supportare economicamente le varie famiglie mercantili nei successivi anni a venire. Sebbene le difficoltà non mancassero, la gestione di Reinhard Wilter si dimostrò efficace, permettendogli di venire rieletto in entrambe le elezioni del maggio 1469 e 1473. La guerra economica e i finanziamenti alle famiglie borghesi però pesavano ineluttabilmente sulle finanze della città, rendendo sempre più difficile il mantenimento di una linea politica pacifica. Costretto dalla realtà dei fatti, nel giugno del 1469 venne emanato dal Parlamento e grazie al supporto del clero cattolico il De Eretico Contribuendo Act. Legge violenta e oppressiva, mirava a rimpinguare le finanze cittadine, permettendo al Parlamento di confiscare i beni delle famiglie di chiunque venisse accusato di eresia, punendo poi il colpevole con il rogo. Questo atto, unito alla rivolta di Brema dell'8 settembre 1473, innescò velocemente un fattore di disgregamento alla base del consenso del sindaco, aprendo a critiche sulla politica pacifista e di coesistenza tedesca promossa da Wilter stesso. Mentre Amburgo iniziava a collassare socialmente al suo interno, verso l'estero sembrava apparire più forte che mai. Anche grazie all'importantissima alleanza stipulata il 1 dicembre 1474 con il Regno di Polonia. Buon salve ragazzi, un saluto da Matt, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra run con Amburgo per la creazione della Germania. Ci ritroviamo nuovamente con la nostra visuale europea che possiamo dire ormai ci accompagna puntualmente in ogni episodio, così da poter vedere bene un attimino come si sta evolvendo la realtà europea appunto verso l'avvicinarsi del 1500. Prima di iniziare permettetemi di ringraziare i miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali Casual Chris, Lavius00, Praise the Dortu, Diego Mantovan, Nikoku Shaker e Alessandro Varrazza. Grazie mille a tutti voi, alcuni vostri consigli effettivamente mi hanno incuriosito, devo dire, e mi hanno fatto iniziare a valutare le mosse future che potrei effettivamente fare in game per poter puntare appunto a raggiungere il nostro obiettivo. Nel mentre andiamo a fare un bello zoom sulla nostra situazione cittadina e della nostra città, posso dire di essere intenzionato ancora a proseguire con il mio piano dell'altra volta, quindi dichiarare una guerra su due fronti, prima contro Oia appoggiati da Brandeburgo. E poi, mentre siamo ancora in guerra contro Oia insieme a Brandeburgo, dichiarare guerra invece a Sachs-Lunenburg, che è alleato anche di Pomerania e Erfurt, che quindi è una cosa molto buona, dato che la Pomerania ci odia, ma soprattutto lo potremmo fare andando a dichiarare guerra, come si suol dire, insieme alla Polonia. Mi sembra però di vedere che probabilmente la Pomerania, ok, no, è in guerra contro il Teutonic Order, non è in guerra contro la Polonia, va bene. Ok, prima di fare questo però abbiamo bisogno di due cose. Uno, migliorare e innalzare il nostro manpower in maniera totale.
Secondo, riuscire quantomeno a mettere da parte più soldi possibili e rimettere insieme anche il nostro esercito, che come vedete è sempre al massimo, però è abbastanza debole. È abbastanza debole perché i nostri introiti sono un po' limitati, sono un pochino limitati. Visto che non abbiamo più ribelli, direi che possiamo anche provare a togliere il mantenimento. Vediamo un po' com'è le relazioni con la nostra vassallo dell'Est Frisia. Tutto sommato sembrano buone. Stavamo facendo anche un build spy network su chi? Su Brunswick, giusto? Perché Brunswick nello scorso episodio aveva ereditato la corona di Lunenburg, quindi aveva pressoché occupato e assimilato i territori del nostro alleato, e quindi effettivamente prepararci magari a un'espansione anche a danno di Brunswick non sarebbe male. Nel mentre stiamo migliorando le relazioni con la Polonia. Molto bene. Alla luce di questo, direi di fare solo un controllino per quanto riguarda l'impero. Sta guadagnando punti. Questo non mi piace molto. Però vedremo bene cosa fare. Direi che possiamo partire adesso, far partire anche il nostro timer e vedere un attimino che cosa fare. Abbiamo migliorato le relazioni al massimo con la Polonia, quindi direi di rifarle ritornare e provare a vedere un attimo i nostri alleati, tipo Brandeburgo. Ecco, vorrei migliorare un po' le relazioni con Brandeburgo. La Crimea ha appena attuato una successione e ha ricercato la protezione degli ottomani. Molto bene. Possiamo costruire delle cose, ma mi sa che non c'è necessità. Non c'è grossa necessità. Anche se effettivamente aumentare di 0,59 non sarebbe male, ma voi mi avete detto che non è molto utile costruire i mercati dove effettivamente non c'è necessità. Io a sto punto me la tengo buona e direi di non farlo. Direi di non farlo. Va bene, continuiamo. Direi che appena avremo modo di vedere come portare. Direi che possiamo magari iniziare a sondare il terreno per una guerra doppia. Appena avremo o il massimo del Build Spy Network qui oppure il massimo delle relazioni con Brandeburgo. Uno dei nostri mercanti più ricchi e grandi ad Amburgo è morto senza un erede. Era un buon mecenate dal punto di vista delle arti e della religione. Lo Stato ha bisogno dei suoi soldi oppure possiamo fare in modo tale che li usi la società. Dunque, potremmo avere un Skill 1 Philosopher, Estfilian Heritage, Following the Orthodox Faith. Ah, ortodossi. Ok, fermi perché questo potrebbe essere una cosa positiva per noi. Proviamo a vedere un attimo. Un ortodosso, eccolo qua, ci dà prestigio annuale, ok, e ci costa solo 0,58. Direi che lo andiamo a prendere subito. E mi piacerebbe mettere il tick qua, però non lo possiamo ancora fare. Peccato, va bene. Allora, questo effettivamente è positivo perché possiamo dire che dal punto di vista storiografico inizia a motivare
l'inserimento dell'ortodossia e del protestantesimo all'interno delle nostre città, dato che, come vi avevo detto, io vorrei cercare di diventare o cattolico, scusate, o protestante o ortodosso invece che cattolico, perché ci sono dei bonus interessanti. Abbraccio della filosofia rinascimentale. Allora, possiamo abbracciarlo, perdere influenza papale, perdere 32 ducati e 30 di administrative power, però la andiamo subito ad abbracciare. Molto bene, quindi direi che a questo punto possiamo dirci soddisfatti e andare a pagare per finalmente prendere il nostro rinascimento. Abbastanza in ritardo, possiamo dire, nel 1476, quindi ben 70 anni in ritardo. Brutta roba. Brutta roba. Allora, andiamo a vedere un attimo come siamo messi qua, perché possiamo prendere i docks. Ecco, questo mi piace, andiamo a prenderli. E poi abbiamo un problema cerimoniale. Che ci fa perdere 10 di prestigio a causa dei deputati che sono abbastanza litigiosi, mettiamola così. Proviamo a vedere un attimo i docs effettivamente che cosa ci possono dare. Modificatore dei local sailors, ma direi che effettivamente sarebbe anche una cosa carina da fare. Però aspettiamo. 21, ok, fermi. Allora, direi che possiamo fare però solo il claim su questi territori, vero? Sì. Allora, lo facciamo su Lüneburg. E anche lui è alleato di Brandeburgo. Ok, direi che poi possiamo fare così e proviamo a vedere se dichiariamo guerra Oia, chi verrebbe? Verrebbe Brunswick, quindi verrebbero anche loro, molto bene, e verrebbe Honansbrick, che penso sia qualcuno qua sotto. Scusate. Ah, è qua, perfetto, non l'avevo visto. Allora. Bella domanda. Dunque, Brandeburgo che tech militare ha? 6. Loro 5, noi mi sembra anche 5. 5. Ok, allora, continuiamo ad andare avanti, immagazziniamo un bel po' di soldi e poi puntiamo a fare guerra a Oia. Nel mentre direi magari di arrivare a 12 di uomini, prendendo ovviamente dei mercenari, quindi direi 9, 10, 11, 12, ok, siamo sempre in attivo, bene, abbiamo un'altra elezione. A questo punto direi di prendere un candidato. Prendiamolo diplomatico. Voglio prendere un candidato diplomatico. Mi garba maggiormente. Va bene, portiamo gli uomini qua.
E perfetto, fermi, vediamo un attimo. Siamo a 13, direi che siamo abbastanza a posto. Sì, dai, 13 va più che bene. Vediamo se mettiamo il reclutamento al massimo. Siamo a 0,46, va bene. E adesso a sto punto prepariamoci poi per l'assedio. Quindi facciamo così. Dovrebbe essere ancora un mese. Perfetto. E con questo direi che possiamo togliere qui il miglioramento delle relazioni. Possiamo mettere i forti in completo attività, in completa attività, spostare gli uomini qua e andare a prepararci per la guerra, almeno la prima parte del nostro conflitto. Allora, dichiariamo guerra a Oia, chiamando Brandeburgo, ma non la Polonia, per prendere appunto Oia. Oia diventerà un vassallo, ve lo dico già da subito, quindi andiamo ad attaccare e così dovremmo riuscire a fare un wipeout prima che, perfetto, prima che arrivino gli altri. Intanto vediamo un attimo se abbiamo messo l'opzione, ecco, delle armate alleate che si uniscano alla nostra. Dopodiché vediamo un po' se il nostro vassallo ci darà una mano. Probabilmente adesso le prenderà. Ok, no, si è riuscita a ritirare in tempo. Riusciamo molto probabilmente a prendere Oia prima del dovuto. Questo mi piace. Brandeburgo sta assediando i territori limitrofi, va bene. Non sembra essere particolarmente problematica la guerra. Siamo in negativo di income, quindi vorrei provare a vedere effettivamente quanto ci costa. Possiamo prendere già un'altra idea. La cosa non so se abbia così tanto senso o meno. Preferisco aspettare il vostro consiglio, dato che dobbiamo ancora finire le idee di quantità. Nel mentre proviamo a vedere un attimo cosa possiamo fare. No, non prendiamo queste. E direi che magari a questo punto però possiamo fare 1-2. Anzi, si va 1-2 e le portiamo qua. Iniziamo a occupare i piccoli territori che abbiamo qua vicino. Tanto non ci costa nulla. Dopodiché andiamo a provare a vedere per qualche altro territorio. Non c'è nulla, non credo che qua si riesca già ad assediare. No, infatti. Allora andiamo, ritorniamo qua. Purtroppo no, dobbiamo mettere qua. Allora, possiamo guadagnare dell'inflazione? No, non guadagniamo dell'inflazione, anche perché ci serve tenere l'inflazione bassa al momento. Molto bene, abbiamo già abbattuto le mura e siamo a meno 0,25. Quindi la cosa mi piace molto. La Moravia, accettiamo. La Moravia è in guerra.
non dovrebbe mancare molto. Andiamo a prendere anche questo territorio. Anzi, no, scusate. Facciamo così. Perfetto. Vediamo se. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Adesso con questo qua lo mettiamo qua. Anzi, lo spostiamo qui. Sto fetente mi ha rubato l'assedio, quindi lo rispostiamo qua. E questo qua. No. Vorrei capire gentilmente Brandeburgo che cosa ha intenzione di fare, così, giusto per sapere. Ok, vediamo se riusciamo a batterli. Ottimo. Battuti senza problemi, quindi andiamo a prendere qua. Ottimo. Direi che qua adesso lo possiamo anche togliere. E poi, allora, questo lo togliamo, questo lo togliamo, molto bene. Dopodiché proviamo a vedere, possiamo prendere le idee, mantenimento meno 5%, la cosa ci piace. E direi che a questo punto mi sa che prenderemo un debito, già. Quindi va bene, prendiamoci il debito senza troppi pensieri. Allora, poi questo lo spostiamo qua, questo lo spostiamo qua, questo qua direi che spostiamo 1000 uomini, no, allora li spostiamo qua e poi ci prepariamo per la guerra parallela contro Lunenburg. Vorrei capire dove è andato Brandeburgo. Qua l'assedio di chi è? È di Munster? Ok, allora non ha senso per noi andare qua. Facciamo fare l'assedio a Munster, chi se ne frega. E via, reclutiamo di nuovo tutti gli eserciti. Raggruppiamo, scusate, tutti gli eserciti. Allora, vorrei provare a vedere se per qualche motivo adesso noi potremmo vedere un termine delle ostilità almeno con Honansbrück. Proviamo a vedere. Honansbrück non accetterebbe. Vabbè. È destinata a cadere, però teoricamente no. Va bene. Allora, il nostro Brunswick invece sì, ci darebbe questo territorio, la cosa è positiva, mi piace. Mi piace molto. Ci darebbe anche questo? Sì, però apriremo una coalizione contro un sacco di gente. Va bene. Preferisco aspettare prima di fare la pace con loro. Perché volendo prendere anche questi due territori, voglio prima studiare bene il tutto. Allora, facciamo un raggruppamento qua. Però io vorrei che lo prendesse Brandeburgo, questo territorio. Vorrei che lo prendesse Brandeburgo. E mi dà un po' fastidio che sinceramente dobbiamo andare a sfruttare e usare tutto il nostro manpower. Per andare a prendere questo territorio.
Va bene, continuiamo perché comunque qua ci serve l'occupazione totale, fermi. Ah, ok, no. Va bene, perfetto. Adesso proviamo a vedere se Honasbrook, perfetto, ci accetterebbe già una pace. Non ci darebbe i soldi. Non ci darebbe i soldi. Ok. Allora aspettiamo. Dai, 0%, forza, manca poco. 14. 21. Dai, che voglio fare la mossa Kansas City contro il nostro vicino Sox Lunenburg. Ok, abbiamo terminato l'assedio. Adesso, subito qua. Veloci. Fermi tutti. Molto bene, ha dichiarato anche loro guerra. Adesso, attenzione, il tempo è terminato, ma prima di fare quello, voglio portare a compimento il piano, quindi qui facciamo un Build Spy Network, qui lo togliamo e proviamo a vedere adesso effettivamente. Ah, 1480 il 25 marzo, va bene. Ok, 25 marzo. Fermi tutti, ora lo possiamo mandare. Proviamo a vedere se effettivamente. Ah, cavolo, è stato occupato. Ok, allora direi che a questo punto tentiamo e proviamo a vedere se. No! La Polonia non viene, però verrebbe la Pomerania. La Pomerania ha solo 7.000 uomini. Cavolo. La Polonia non verrebbe. Questo è problematico. Questo è problematico. Perché verrebbe solo la Pomerania, teoricamente. Bel problema. Signori, chi non risica non rosica. YOLO, ci proviamo. Ci proviamo. Ci proviamo, facciamo la follia. Attenzione adesso ovviamente alla Pomerania. Vediamo se la Pomerania entra in guerra. Sembrerebbe di no. Ah no, ok, infatti doveva solo passare un mese. Va bene, ok. Ok. Bene, ce l'abbiamo fatta. Yes. Ottimo. Siamo riusciti a baitare il nemico. Favoloso. Loro è qua, quindi adesso andiamo a prenderli qui e cerchiamo di fare un wipeout. Perfetto. Wipeout fatto. Poi andiamo a prendergli subito la capitale. E teniamo d'occhio
sti stronzoni della Pomerania. La Polonia è in guerra contro qualcuno, mi sa, però. La Polonia è in guerra contro l'ordine teutonico. Ok, allora, guadagniamo 50 di corruzione. Così, a gratis, perché sì. Va bene. Ok. Iniziamo a portarci avanti facendo un bispe network sulla Pomerania. E alla luce di ciò ci tocca aspettare. Ci tocca semplicemente rimanere in attesa e sperare che vada tutto per il meglio. Sarei tentato già di fare una pace sbrigativa con Saxe-Lunenburg, sperando che non vadano a prendere Lubecca esse. Però vedremo. In ogni caso, attenzione, vedo la Pomerania che si sta avvicinando. Tenta un assedio alla nostra capitale o ci attacca? No. Probabilmente cerca di prendersi Bremen. Sì, cerca di prendere la città di Bremen. Ma dovremmo essere in grado di farcela prima noi. Bene, signori, allora, con questo assedio che sta continuando da entrambe le parti e questo nostro nuovo grosso conflitto in Germania, Brunswick ci chiede la pace. Che cosa ci dà? Ci cede Lunenburg. Oh! Wow, mi piace un sacco. Mi piace un sacco, accettiamo. E abbiamo innanzitutto... Abbiamo innanzitutto demolito il nostro vicino, perché come vedete adesso c'è Magdeburg, che è un nuovo stato. E abbiamo anche preso, ovviamente, Lunenburg. Quindi ci portiamo avanti, facciamo il core qui e già che ci siamo andiamo anche a migliorare un attimo la situazione. Perfetto. Miglioriamo un po' qua, ok. E adesso dovremmo essere abbastanza in grado velocemente di prendere il forte di Saxe-Lunenburg, la capitale almeno. Presa la capitale, direi che possiamo andare in Pomerania a demolire l'esercito, cioè scusate, a Brema per demolire l'esercito della Pomerania e dopodiché apriamo un periodo appunto di... Ok, eccoci qua. Apriamo un momento di conquista nei territori della Pomerania. Il mio obiettivo però è andare a prendere... Fermi tutti. Vediamo se ce la facciamo. Ok, sono molto più forti di noi, però il nostro vantaggio è che ci siamo di più. Perfetto, siamo anche riusciti a fare un wipeout. Bene, signori, devo dire che siamo abbastanza soddisfatti alla luce di questo. Quindi ci proviamo a portare avanti e andiamo direttamente nella capitale del nostro secondo avversario,
e andiamo a cercare di sottomettere adesso la Pomerania. Il nostro tempo però purtroppo è giunto a termine, quindi mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, cliccate sul tasto subscribe se non fate parte della nostra famiglia dei nerdini e ricordatevi che come vi dico sempre, cliccare sul tasto subscribe vi permette di far implodere gli ottomani nel 1444 appena iniziato il gioco, è un cheat confermato da Paradox, ma soprattutto mi raccomando, datemi numerosi consigli su come ritenete che adesso possa lavorare per proseguire su questa nostra guerra e su questo nostro conflitto. Ovviamente, come avrete intuito, adesso è giunto il momento di un'espansione più aggressiva per la nostra Amburgo, per cercare di raggiungere i primi passi per formare la Germania unita. Ciao ragazzi, al prossimo episodio.